Buongiorno, siamo qui ad Adelphia e l'Hotcar Club sta passando con il rally dei trulli. Siamo qui a fianco a Sonia della Cantina Imperatore. Allora, nome e cognome? Io sono Mimmo Campanella, consigliere dell'Old Cars Club. Sei qui per un sopralluogo tecnico, per vedere se questa prova è stata, diciamo, collaudata. Sì, infatti, io faccio da staffetta e passo per primo sulle prove, verifico che gli amici qua abbiano fatto il tutto al meglio. A quanto pare qui è stato fatto alla grande. Benissimo. Una bellissima accoglienza. Finora, adesso vedremo. Allora, sentiamo Sonia. Sonia, voi avete contribuito con una bottiglia di vino. E ovviamente già stiamo fantasticando, perché ovviamente queste iniziative a voi piacciono molto. Sì, tantissimo. Noi siamo sempre pronti ad ogni tipo di iniziativa che valorizzi anche il territorio. Sì, sì, e veramente noi di Roads of Puglia siamo veramente orgogliosi di aver dato una mano a un club di appassionati e anche a praticamente... siamo qui. Noi siamo qui. Siamo esattamente qui sotto l'arco di Adelphia. Quindi stiamo parlando tecnicamente adesso, cioè quello è un roadbook. È un roadbook, quindi gli equipaggi arriveranno da questa strada qui. Quella strada lì è San Nicandro, insomma. Sì, la via vecchia di San Nicandro, entreranno ad Adelphia, faranno il controllo a timbro qui, che è qui dietro. Qui dietro, e usciranno sotto quest'arco qui. Benissimo, e qui faremo delle foto che poi pubblicheremo tutto su Old Car Club e Roads of Puglia. Senz'altro. Che cosa vi aspettate da questo connubio col territorio, voi di Old Car Club? Teniamo conto che la maggior parte degli equipaggi, oltre ad essere pugliesi, vengono da fuori. Quindi ogni anno aspettano questo evento proprio perché a loro piace l'ambientazione, il clima, i paesaggi che attraversano e che li facciamo attraversare. Diciamo che abbiamo anche il sole dalla parte nostra ancora oggi. Abbiamo anche il sole, speriamo che regga fino a stasera almeno. Poi benissimo. Domani il grosso è fatto. Benissimo. E voi cosa vi aspettate? Voi avete fatto altre volte con le auto storiche o è la prima volta? No, con le auto storiche è la prima volta. Ci aspettiamo che sia soltanto l'inizio magari di una bella collaborazione per i prossimi anni. Perché no? Voi siete molto attivi sul territorio, avete una bella tenuta sulla quale speriamo di fare anche con voi delle attività. Certamente, vi aspettiamo. Grazie a Cantina Imperatore, grazie, e grazie all'Old Car Club, grazie. E ci vediamo su Roads of Puglia. Senza mi autorizzate a pubblicare questa? Sei autorizzato. Grazie. Sì, prego.